Ben ritrovati, questa mattina parliamo del premio letterario Lorenzo d'Orsogna, vinto da Alessandro Ribeca, dipendente della BCC di Ripatranzone del Fermano. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Allora, si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia, ci troviamo a Teramo, in particolare al Teatro Comunale di Atri, giusto? Sì, giustissimo. Una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione. Ho partecipato a questo concorso letterario che è stato organizzato, promosso dalla BCC Adriatico Teramana e il 7 aprile, sabato 7 aprile, si è svolta la premiazione. Un concorso molto, da una parte toccante, dall'altra parte significativo. Toccante perché hanno voluto ricordare un loro collega, esatto, che è scomparso poco tempo fa. Hanno raccontato che durante il periodo in cui stavano organizzando il concorso è venuto a mancare, allora è stato spontaneo per loro intitolarlo a Lorenzo d'Orsogna, che poi tra l'altro durante l'evento hanno mostrato dei video, delle testimonianze. Quindi è stato anche molto emotivo. Molto emotivo, una persona che ho scoperto amata da tutti, dai colleghi ma anche nel paese, e quindi è stato Tu non hai avuto modo di conoscerlo prima? No, però ti devo dire, l'altro aspetto significativo per il credito cooperativo è proprio questo, che mi sono sentito a casa, cioè lì c'erano colleghi da tutta Italia, provenienti da tutta Italia, però lo spirito che si vive nel credito cooperativo è sempre lo stesso, quindi anche se le BCC sono autonome tra di loro, però quello che regna, lo spirito che regna è sempre quello, l'attenzione al sociale, alla cultura, al territorio, soprattutto all'arte. Questo evento è stato molto importante perché è stato il primo evento, il primo concorso letterario promosso da un istituto di credito, e anche lì una bella intuizione, una scommessa anche, certo, all'interno del credito, all'interno degli istituti bancari, trovare persone che amano la scrittura. Roberto, innanzitutto volevo introdurre anche a te, sì, grazie. Buongiorno. Per essere qui, collega di Logos Notizie. Lui in qualche modo, Alessandro, ci ha descritto quelli che sono i valori della BCC, no? Sì, sono i valori della BCC. Tra l'altro io non smetterò mai di dire che la Banca di Ripatranzone del Fermano è particolarmente vocata a favorire lo sviluppo delle attitudini dei suoi collaboratori, perché è giovane anagraficamente, lo vediamo anche nel vincitore di questo premio. Io sono uno tra i più anziani. Ed è già questo è da sottolineare, se lui è tra i più anziani abbiamo, certo, detto tutto. Io naturalmente, essendo tu il vincitore di questo premio, volevo innanzitutto chiederti di raccontare un po' la trama di questa tua opera. Sì, allora, innanzitutto il concorso era rivolto a tutti i dipendenti, soci, figli dei soci, amministratori di tutta Italia, del credito cooperativo. Guarda, Alessandro, scusami se ti, sì, interrompo, siamo un po' stretti con i tempi. Se ci vuoi introdurre il titolo, poi subito dopo questa breve pausa, come ti aveva chiesto appunto Roberto, ci dirai la trama. Il titolo del racconto è Dalle albe ai tramonti. Benissimo, allora tra poco per la trama, restate con noi. Ed eccoci, siamo in compagnia del vincitore del premio letterario Lorenzo d'Orsogna, Alessandro Ribeca. Alessandro, ci stavi appunto illustrando la trama di questa tua opera. Sì, il concorso prevedeva un racconto di 9.000 battute, quindi significa all'incirca 3 pagine Word, quindi un racconto molto molto, molto breve. E il titolo, dicevo, è Dalle albe ai tramonti, e il tema centrale è quello del chiedersi il senso dell'abitare un luogo. E quindi ecco il richiamo Dalle albe ai tramonti, il protagonista che si trasferisce dalle albe dell'Adriatico ai tramonti del Tirreno, e quindi ciò che le accomuna, sì, è il profumo del mare, di qua ci sono le albe che il protagonista le intende come un'attesa, e di là ci sono i tramonti che le considera come un compagnia, fare compagnia. Però al di là di questo, se vengono a mancare gli affetti, certo, se si è soli,
il senso dell'abitare un luogo diventa difficile. Allora si cerca di rispondere a questa domanda: dov'è il senso dell'abitare un luogo? Assolutamente, Roberto, c'è qualcosa che vuoi sì, chiedere? Sì, cosa credi che abbia convinto la giuria in questo racconto un po' intimista, no? A andarlo a giudicarlo come meritevole del primo premio? Non saprei, ho letto qualche altro racconto e alcuni erano veramente molto interessanti, scritti bene, quindi questo già mi fa piacere, certo. Perché mi sono confrontato anche con altri temi, sì, altrettanto interessanti. Beh, penso forse lo stile della scrittura, che sono solito scrivere in modo molto asciutto, sintetico, diretto ma comunque con un'attenzione alla costruzione della frase, quindi forse questo, però non bisognerebbe chiedere alla giuria. Avrei modo di coltivare ulteriormente, voglio dire, continuerai a scrivere racconti? Allora, io in passato ho scritto anche due romanzi, sono passati un po' di anni, poi ho continuato a scrivere, però ecco, come collaboratore sull'Ancora Online, però la narrativa l'avevo lasciata da parte perché è molto impegnativa, occorre, certo, scrivere continuamente, stare sempre lì, il tempo è difficile trovarlo. Però quando è arrivato il bando di questo concorso, che erano, ha visto, tre pagine, ce la faccio a farlo, ho detto vabbè, faccio. Adesso far finta di niente è un po' difficile, ecco, appunto. E quindi non lo so, vedremo. Poi insomma ci aggiornerai anche su questo eventualmente. Allora grazie Alessandro, grazie a Roberto e grazie a voi per l'attenzione. Ciao.